Oggi partiamo da Vittorio Veneto fino a Caneva. Caneva, andremo alla Crosetta, Cansiglio, Montaner, Vittorio Veneto, attraverso tutte piste ciclabili e un percorso anche di sentiero con l'amico Mirto Monte, già sindaco di Caneva e compagno di tante avventure in bicicletta, ma anche le nostre montagne, le colline della Pedemontana Veneta. Sono luoghi meravigliosi. Partiamo! Stiamo percorrendo la TV5, poi andremo sulla Pedemontana fino a Caneva. E siamo arrivati a Caneva, polo estrattivo nazionale, terra del Figo Moro, paludi di Venza, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che dà il carbonato di calcio all'industria farmaceutica mondiale, polo estrattivo di primaria importanza. Ecco, stiamo entrando nel territorio della provincia di Pordenone, che speriamo Massimiliano Fedriga ripristini, prima come Carnera. Io ce l'ho nel cuore, la provincia distrutta, voluta da Lino Zanussi. Vogliamo, Alessandro Ciriani, la nostra provincia, tu che sei rimasto uno degli ultimi presidenti, se non l'ultimo presidente della provincia. Promuovi con Massimiliano Fedriga, come avevate promesso in campagna elettorale, la rinascita della provincia di Pordenone e di quella del Friuli, ovviamente, e di tutte le altre. È stato fatto uno scempio identitario, voluto dai tanti errori di Renzi, una vera e propria calamità. Ecco, stiamo entrando per lo splendido territorio. Vedete il ripristino delle cave, come poi una volta terminate vengono rimboscate, non si vede quasi più niente. Andiamo, dove andiamo oggi, Mirto? Andiamo in Crosetta. E dopo? Dopo scendiamo a Montaner e da Montaner andiamo a Vittorio. Guardate come va su, va su forte. Adesso forte. Abbiamo oltrepassato Rugolo, Cordignano sullo sfondo, vediamo Caneva, il canale di Caneva con la centrale idroelettrica, poi c'è Stevenà. A quanti metri siamo, Mirto, qua? Ma saremo dai 5 ai 600. E adesso dove andiamo? In Crosetta. Quanto manca? Saremo neanche a metà strada. 40%. Andiamo, stiamo percorrendo il sentiero del patriarca, è molto ripido ma molto bello, perché una volta il patriarcato di Aquileia aveva anche questi confini a occidente, poi c'erano i da Camino da Treviso che controllavano. Siamo a località Pradecleva. Siamo arrivati al Castagneron, guardatelo che castagno grande, dicono che abbia un 400-500 anni. Comune di Caneva. Col Castagneron. Siamo al confine tra Cordignano e Caneva. Arrivati al Parco dei Carbonai, comune di Cordignano, vedete ci sono anche le ricariche per le biciclette elettriche. Località La Mar. Siamo a 850 metri sul livello del mare e siamo arrivati in località dei Carboneri, dei Carbonai, qui a 850 metri sul livello del mare, un percorso meraviglioso con l'amico Mirto. Portiamo le insegne di Venezia perché abbiamo appena terminato tutte le piste ciclabili della città metropolitana. Vi assicuro che questo è uno sport che vi aiuta molto per la salute, per il turismo, per vedere le realtà locali, scoprire sempre cose nuove, aria sana. Qua siamo nel bosco della Crosetta, siamo limitrofi al bosco del Cansiglio, aria sana, posti meravigliosi, qui si fa anche la grigliata, siamo in comune di Cordignano. Siamo a 710 metri sul livello del mare, ora è tutta discesa, in mezzo al bosco stiamo scendendo per Montaner e vediamo il cammino.